Io ve lo posso giurare, sono sempre io, lo so, senza barba, con i capelli fatti, dopo Ferragosto è cambiato tutto, no, in realtà sono sempre io, ragazzi, non pensate che sia un'altra persona che ha preso il mio posto. Quindi, ragazzi, questo video, questa finalmente notizia di mercato che tanti giumentini si potevano aspettare, è quasi ufficiale, si tratta quasi di una cifra che stiamo arrivando ai dettagli. Se questo video arriva a 1000 like in poche ore, vi porterò stasera, giusto per ritornare carico il canale alle 8 circa, un video sulla classifica finale ipotetica mia della Serie A, visto che questo format portato da Sequolf mi hanno portato un pochino tutti i youtuber a tema calcistico e volevo portarlo anch'io. Ormai l'avete visto di tutte le salse, quindi lasciate un bel like se volete vedere stasera un video del genere. Ma bella a tutti ragazzi, eccoci qui sul canale di Arvi e oggi un Arvi un po' diverso vi parla di Matuidi, che è ormai vicinissima alla Juventus. È da un anno ormai che è vicino, finalmente ho messo nella miniatura che avete visto, perché comunque la Juventus già dall'anno scorso faceva questo nome. Ora ha un anno in più, è un classe 87, ha 30 anni, c'è chi molto discute sull'età rispetto a un Emre Can, vabbè quello sicuramente perché ha 7 anni più in là con l'età. È un centrocampista che di tutti quelli che avevamo messo nella lista forse non era proprio il peggiore, perché ragazzi Nzonzi per quelle cifre alla fine Matuidi lo vai a prendere a 25, Nzonzi non è che era molto più giovane, al massimo 2 anni, io non ricordo precisamente. Può fare bene alla Juventus? Questa è la mia domanda, perché io personalmente Matuidi lo vedo molto bene in un centrocampo a 3 come giocatore interno, perché Matuidi non è il classico giocatore da mettere davanti alla difesa che ti corre a destra e a sinistra, è un giocatore classico che ti difende, veloce a ripiegare, è un Kanté, secondo me, è sempre il mio parere, è un Kanté più anziano, perché alla fine Kanté sarà anche quello che ti pare forte, ma è molto più giovane rispetto a Matuidi. È un Kanté che si inserisce, ti può fare gol, perché Matuidi comunque al Paris Saint-Germain ha trovato lo spazio per farli, gli avversari erano quelli che erano. Comunque tra tutti i centrocampisti dell'elenco, insieme a Strootman, che ha più confidenza, beh, con la Serie A è il centrocampista che può fare il caso Juventus. Ripeto, in un centrocampo a 2, nel 4-2-3-1, io non lo vedo benissimo, perché alla fine a fianco di chi lo metti? Lo metti a fianco di Pjanic, Pjanic che ti fa la fase di regia, e tu metti un Matuidi che comunque non è un mostro, un bestione alla Matic da 1,90 m per 90 kg, può inserirsi, sfruttare gli spazi, è anche bravo sotto porta certe volte, insomma nell'ultima amichevole estiva abbiamo visto che si è mangiato l'impossibile, negli inserimenti ci sa ben fare, un po' come Khedira alla fine, che non è un giocatore secondo me bravo per fare il centrocampo a 2. Il punto è, fai un centrocampo a 3, fai il 4-3-3 e allora dove metti Dybala? Lo metti esterno? Cioè non ci sarebbe un cambiamento totale. Però io Matuidi nel centrocampo a 2 personalmente non è che lo vedo benissimo, bisogna un po' valutare. Ricordiamo, al Paris Saint-Germain giocava comunque un centrocampo a 3 dove aveva un Verratti, quindi un Pjanic e altri giocatori. Può farti quel ruolo, bisogna vedere se la Juventus farà bene, soprattutto per l'esperienza, vi ripeto, il campione della Ligue 1 che non è semplice. Io ora mi aspetto alla Juventus e comunque lo metterà in un centrocampo a 2, perché purtroppo in quella a 3 se lo metti hai esterni, Douglas Costa, Bernardeschi, Mandzukic, c'hai Dybala, hai 100 giocatori offensivi. Se metti un 4-3-3 vuol dire che allora gli acquisti che hai fatto servono a poco, perché alla fine Dybala nel 4-3 non ti può stare esterno, tutti gli esterni che hai preso sono più che giustificati nel 4-2-3-1. Quindi forse nello schema tattico che Matuidi non mi convince molto, vediamo come renderà, speriamo che mi possa smentire. Ora la Juventus comunque dopo Matuidi c'ha altre trattative in porto, deve comprare un difensore secondo me assolutamente, Spinazzola è diventato un rebus, Keita secondo me sarebbe l'ultima cosa da fare, la Lazio vuole che alziamo l'offerta per prenderlo anche se il prossimo anno scade, quindi se non lo vogliono dare quest'anno, il prossimo anno evidentemente lo vogliono dare a zero, questo sarà un problema della Lazio, perché alla fine il giocatore ha detto che vuole andare alla Juventus, non perché comunque non si trova bene a Lazio, però comunque quando ti chiama la Juventus è normale che un giocatore vuole andare lì, anche se è disposto a fare la panchina, perché non può giocare Keita da titolare se arriva in un gruppo dove hai già Quadrado, Mandzukic, Douglas Costa, Bernardeschi e forse mi sto anche scordando qualcuno come sempre, perché me li ricordo tutti. Quindi Matuidi arriva per 25 milioni, prenderà 3,5 milioni, 4 milioni all'anno. Fatemi sapere nei vostri commenti se tra tutti i centrocampisti vi va bene come giocatore, perché alla fine siamo vicini a questa trattativa. Raiola ha aiutato molto perché è il procuratore del giocatore. Voglio vederla all'opera perché anche in chiave di fantacalcio è un giocatore che ti può fare i gol ed è un centrocampista che sicuramente anche di più rispetto a Khedira può rendere in fase offensiva. Vediamo, vediamo cos'altro arriverà nei colpi. Certo, dovesse arrivare la coppia, molto difficile ovviamente, Strootman è un'idea che si è fatta la Juventus. Certo, dovesse arrivare la coppia Strootman-Matuidi a completare il reparto di centrocampo, se andando a sostituire Lemina e Rincon, sarebbe qualcosa di incredibile, però ci credo poco. La Juventus ha sfoltito il centrocampo, come avete già saputo Lemina e Rincon se ne sono andati, è rimasto Sturaro, quindi per fortuna quello che volevo io, perché alla fine Sturaro tra Lemina e Rincon lo preferivo, oltre che italiano, perché alla fine i giocatori italiani io li supporto sempre, siamo sempre in Serie A, bisognerebbe anche mantenere un limite. Di fatto Bernardeschi è stato un colpo che per quella cifra a un giocatore
giocatore italiano mi ha fatto molto piacere. Se dovessi scegliere di dover vedere meglio nel rendere nel campo Douglas Costa o Bernardeschi, sceglierò 100.000 volte Bernardeschi proprio perché italiano. Ragazzi, in caso di altre notizie di calciomercato vi porterò subito dei video, per esempio il caso Spinazzola, che sembra anche lì arrivare ai dettagli, il caso Laxalta appunto all'Atalanta faciliterebbe l'operazione alla Juventus per arrivare a prendere il giocatore che potrebbe fare sia la fase sinistra che la fase destra del campo, perché da aspettiamo, e questo difensore vediamo chi alla fine riuscirà a prendere la Juventus. De Vrij è già vicino al rinnovo con la Lazio, quindi la vedo dura, anche se sarebbe ottimo. Lasciate 1000 like se volete vedere stasera il video sulla classifica finale ipotetica della Serie A. Io vi saluto, un abbraccio e bella ragazzuoli.